Allora, Monsignor Paglia, come sempre è una gioia accoglierla, perché abbiamo visto l'importanza di un diritto fondamentale, che è il diritto alla privacy, ma non dobbiamo mai dimenticare anche l'importanza fondamentale di uno sviluppo umano, di quello che sarà il progresso, l'innovazione e l'intelligenza artificiale. E poi l'altra questione che volevo un po' sollevare a Monsignor Paglia, che è molto attivo, come saprete, sul tema dell'assistenza all'anziano, di questo nuovo popolo, che la crisi demografica ci ha, come dire, messo in attenzione, per cui vivremo più a lungo, ma vogliamo vivere meglio gli anni in più che la speranza di vita ci regala. E quindi anche sull'assistenza all'anziano, una riflessione su come la tecnologia e l'intelligenza artificiale potrà forse aiutarci per questo nuovo popolo. Prego. Grazie, grazie dell'invito, che già da qualche tempo Da noi ci qualche tempo. frequentiamo su questi temi. Sì, io mi fermerei un secondo sul tema appunto del rapporto intelligenza artificiale e anziani. Due, come dire, dimensioni un po' curiose, perché parto dall'ultima. Cioè, noi ci siamo resi conto 4 anni fa, che noi anziani, noi vecchi, siamo 14 milioni. Non era mai accaduto nella storia del nostro paese. Ce ne siamo resi conto perché durante il Covid morivano migliaia. E su questi 14 milioni non c'è pensiero, né politico, né economico, neppure sanitario. Basti pensare che le medicine si testano nelle persone dai 20 ai 50 anni. Noi vecchi siamo quelli che ne prendiamo di più, a nostro rischio e pericolo, che prima non esistevamo, né spirituale, anche noi preti, se vogliamo dire che una chiesa è una chiesa dei vecchi, non è qual è il problema. Cioè, per dire che se da una parte la società, lo sviluppo della medicina, dell'igiene, ci ha portato a vivere ormai quasi tutti 20 e 30 anni in più, per altro verso la società non ci sa mantenere. Tant'è vero che l'idea stessa di vecchiaia non la diciamo, non si usa la parola vecchio, si usa terza età, grande età, chiamiamola come ci pare. È un'età sulla quale non c'è nessun pensiero se non negativo. Io poi non voglio fare il discorso sul tema di che cosa vuol dire il pensionamento, che è una tragedia, eh? Però nessuno ha mai riflettuto su questo. Dobbiamo cambiare il senso del lavoro. È un problema esistenziale enorme. Ecco perché questa dimensione. Beh, io ho lavorato sulla legge per gli anziani del governo italiano. È stata approvata nel marzo scorso, non hanno messo nulla sul bilancio, grande idea, però finalmente negli ultimi mesi abbiamo trovato un escamotage. Possiamo iniziare a fare le sperimentazioni. Però quello che a me pare preoccupante è il fatto che ancora non ci sia una sapienza intesa in senso ampio che possa far scoprire questi ultimi 30 anni di vita. Probabilmente cresceremo, in numero e in anni. Il pensiero è ancora minimo. Ecco l'urgenza di poter comprendere questa età. Parlo per me, io sono. Faccio parte, a differenza di voi, della prima generazione di anziani di massa, come io la chiamo. Quelli nati nel 45, io sono 21 aprile 45, ho i miei belli 78 anni, vado per i 79. Quelli della mia generazione, fino agli anni, siamo i primi che viviamo questa età sulla quale non c'è alcun pensiero.
ma io sento la responsabilità morale che se noi non riusciamo a inventare un'età degna, e quando arrivo di voi sarà peggio. E quando arriveranno i vostri figli, peggio ancora. Ecco perché l'urgenza di questa, come dire, consapevolezza e la complessità di questi anni, perché finora, per quel che ho potuto constatare, le strutture governative, cioè l'amministrazione dello Stato, non riesce a capirci, non riesce neppure a fare le leggi. Quella che è stata fatta contro tutte le strutture ministeriali. Proprio perché, faccio un piccolo esempio, per noi vecchi bisogna superare la distinzione che ancora c'è tra sociale e sanitario. Qui, in questo palazzo, se voi parlate di assistenza domiciliare, vuol dire che noi abbiamo diritto a 17 ore di infermiere l'anno, che è una presa per i fondelli. E noi non abbiamo solo il problema delle iniezioni, abbiamo il problema della compagnia, il problema dell'aiuto fisico, il problema di come sostenerci in questi anni in cui tutti in qualche modo siamo più fragili. Tutto questo non era possibile metterlo insieme. E nonostante gli sforzi fatti, anche forzando la legge, probabilmente in queste settimane si deciderà come mettere a terra questa legge che è stata approvata dal Senato e dalla Camera senza nessun voto contrario. I nostri parlamentari, bravissimi, durante l'iter della legge, ovviamente, avendo io convocato tutti i partiti, dicevo loro: siamo 14 milioni, votiamo tutti, in genere siamo fedeli, abbiamo figli, abbiamo anche nipoti. Fate voi. No, hanno fatto perlomeno una cosa buona. Ora, detto questo, perché lo dico? Perché il tema della vecchiaia è un tema enorme. E per passare subito all'aggancio con l'intelligenza artificiale, io sono stato colpito una settimana fa in una trasmissione dove si parlava appunto di intelligenza artificiale, hanno interrogato uno scienziato giapponese che si chiama Ishiguro, che io 4 anni fa invitai nel congresso della Pontificia Accademia per la Vita sulla robotica, perché questo scienziato si è fatto un clone come lui, non il robot, ma proprio lui. A volte lo manda a parlare in sua vece. Io ho visto le foto, anzi quando lui è venuto al convegno gli ho dato un pizzicotto per sapere, come dire, un po' più di esperienza. In realtà sono identici, solo che i capelli del robot sono perfetti, i suoi un po' scapigliati. E lui, in quel convegno, ci disse che noi siamo l'ultima generazione organica. La prossima sarà inorganica, al litio potrebbe essere. Di fronte al nostro smarrimento, io gli dissi: scusi, ma come? E lui mi prese il telefonino e mi disse: guardi, lei con questo aggeggio già ci parla, lo moltiplica all'ennesima potenza, eccolo, è diventato umano. E noi purtroppo con il termine intelligenza artificiale gli abbiamo dato spago, perché il termine intelligenza è sbagliato. È un termine usato negli anni 50 che noi abbiamo preso in maniera un po' irriflessa e ormai è difficile scansarlo. Però mentre l'intelligenza umana è l'intelligenza umana, la strumentazione che la professoressa prima ci indicava, la dottoressa,
è strumento, sono calcoli. Ora so bene che la strumentazione, i calcoli sono come ha fatto questo Ishiguro che tenta di umanizzare tutto, ma la relazione, l'abbraccio, l'amore, i sentimenti, sì, vogliono raggiungerli, ma saranno sempre artificiali, quindi non umani. E allora è qui, quando l'altro giorno questo Ishiguro mostrava una signorina, proprio, e diceva: perché la faccio io? La costruisco perché voglio combattere la solitudine degli anziani in Giappone. Voi sapete che il Giappone, prima dell'Italia, ha una popolazione anziana enorme. La solitudine e l'abbandono è una delle tragedie più gravi. Diversi anziani giapponesi rubano per poter andare in carcere ed avere almeno un po' di compagnia. Ora, quando questo scienziato mi viene a dire che crea un robot simile a noi per vincere la solitudine, ecco, io dico che qui siamo arrivati all'esplosione del sistema, alla contraddizione. La contraddizione qual è? È quella di lasciarci guidare dalla macchina e non da chi l'ha costruita. Ora, questa è la contraddizione di fondo che già alcuni filosofi l'avevano già percepita, già in passato, Heidegger stesso, eccetera. È una sfida enorme alla nostra società contemporanea. Dobbiamo restare noi coloro che guidano la macchina. Personalmente, l'anno dopo, faccio questo ricordo, che facemmo questo congresso con Ishiguro, ricevetti una telefonata dal successore di Bill Gates, il presidente, non l'amministratore, il presidente della Microsoft, Brad Smith, il quale mi fa chiamare e mi dice: siccome veniva in Germania, se avevo 10 minuti di tempo per ascoltarlo, sarebbe venuto volentieri. Io feci un po' il napoletano, insomma, lo troviamo, non si preoccupi. Ma e lui, ricordo, venne in ufficio e mi disse: guardi, io sono venuto qui da lei non perché voglio fare un convegno su Microsoft o sull'intelligenza artificiale. Io sono venuto da lei per chiederle se lei è pronto, è disposto ad accompagnarci in tutto il nostro lavoro. Noi, nel centro di Seattle, siamo 50.000 ingegneri, tutti lì. Solo ingegneri, giovanissimi o anche più adulti, e noi siamo condannati a creare nuove strumentazioni per restare sul mercato. E mi aggiunse: cose belle le possiamo fare, pensi che alcuni giovanissimi ingegneri, per divertimento, quindi non per commercio, per denaro, stanno ipotizzando e studiando alcune strumentazioni per far sentire i sordi e vedere i ciechi, per divertimento. Possiamo fare cose però terribili. Noi, tutti ingegneri, non conosciamo il limite tra l'umano e la macchina. Noi vorremmo che lei venisse per controllare tutto il nostro itinerario, per fermarci quando è indispensabile. Ricordo, capii la gravità della domanda. Mi domandavo come avremmo potuto rispondere, però certamente non potevo dire no. Anzi, di fronte ad alcuni esempi che lui mi fece, sentii l'urgenza ancora maggiore
erano i mesi nei quali c'erano le manifestazioni a Hong Kong, vi ricordate? E lui mi disse, vede, con il riconoscimento facciale sono tutti schedati. Chi possiede i dati, basta che blocca le loro carte di credito, sono finiti. Noi di Microsoft siamo un'azienda privata. Qualche volta io ho ricevuto le telefonate di Trump, c'era allora Trump, che ci chiedeva i dati e io non glieli ho dati. Huawei è del governo. Chi ne sarà di quelli? Lui mi dice, io non lo so. Però lei capisce l'urgenza di un quadro giuridico internazionale, altrimenti i rischi saranno analoghi e peggiori delle guerre nucleari. Io ricordo, dissi quindi, caro ingegnere, noi dobbiamo lavorare perché si arrivi ad una Parigi delle nuove tecnologie come c'è stata del clima, perché altrimenti noi rischiamo di portare una terza ondata drammatica dopo quella del nucleare, dopo l'inquinamento climatico, questa dell'intelligenza artificiale che, a differenza delle altre due, può arrivare anche a manipolare l'uomo, a costruirlo a nostra immagine e somiglianza e non a immagine e somiglianza del Padre Eterno. E ricordo con lui, ci mettiamo al lavoro, chiamammo anche gli ingegneri dell'IBM, segretario generale della FAO per le implicazioni sulla fame, sul cibo nel mondo, e fu scritta nel 20, il giorno prima che si chiudesse per il Covid, 28 febbraio, una carta di principi etici, pedagogici e giuridici che regolassero appunto l'intelligenza artificiale. La firmammo ed è un documento di auto, come dire, regolamentazione. Chi lo firma si impegna a osservare quei principi, quegli etici arrivano ad entrare dentro tutto il processo della costruzione dei meccanismi perché tutti siano visibili a tutti, quindi aperti, con il tema drammatico di che cosa vuol dire i media e i nostri ragazzi. Ricordo, facevamo questo esempio, perché ai nostri ragazzi è impedito, se non hanno la patente, di guidare un autotreno o una moto, mentre qui possono fare tutto. Non c'è bisogno di una nuova regolamentazione, cioè di un impegno della società che aiuti, che accompagni anche la crescita o la regolamentazione di questi strumenti, come abbiamo fatto per la guida, per esempio. Uno a 13 anni non può guidare una moto. Il tema giuridico l'ho appena detto. E allora, per prima cosa, poi l'anno successivo mi disse, guardi che tra alcuni anni saremo capaci di fare uno strumento particolarmente delicato. L'anno scorso mi disse, era ChatGPT, ci siamo arrivati 8 anni prima. Questo per sottolineare la velocità enorme della tecnica e la lentezza più che enorme della cultura etica e soprattutto della politica. La politica ancora è assolutamente al di fuori. E quando a Brad Smith e al vicepresidente dell'IBM osavo parlare di Huawei, letteralmente sbiancavano, proprio perché si sentono, come dire, di fronte al gigante Huawei,
tenendo presente che poi nell'IBM, nella Microsoft hanno a disposizione per i calcoli 1,5 miliardi di persone, voi comprendete quanto sia urgente una, come dire, una responsabilità, una consapevolezza dei governi e di tutte le istituzioni della società, comprese anche voi. Io personalmente, nel gennaio scorso, ho chiamato ebrei musulmani e abbiamo firmato assieme questa Roncall, si chiama Korea Ethics. Nel luglio andremo a Hiroshima, in Giappone, a firmarla con tutte le altre religioni del mondo. Abbiamo iniziato anche con alcune università. Nel mese di ottobre 200 rettori di 200 università latinoamericane hanno firmato anche loro, anche in Italia con alcune. Questo per sottolineare quanto, a mio avviso, sia urgente essere consapevoli e padroni di questa strumentazione. Siamo in un campo sanitario, ma è ben noto a tutti voi che il primo campo dove l'intelligenza artificiale ha uno sviluppo inimmaginabile è il campo militare. In Ucraina si stanno sperimentando nuovi modi di guerra. E a me viene il dubbio che le guerre continuino anche per questo, perché queste armi non si testano nei poligoni di tiro, si testano nelle guerre. Ecco perché questa tematica è enorme. Nel campo sanitario faccio solo un cenno, l'ho accennato sul versante degli anziani. Intendiamoci, io credo che sia una tecnologia da abbracciare con entusiasmo, da sviluppare in ogni modo, ovviamente, tenendo presente queste coordinate di cui abbiamo parlato. Nel campo medico io non posso affidare alla macchina la gestione della salute di una persona. Io ricordo, ero andato a visitare voi sapete, la Pontificia Accademia per la Vita, prima si occupava di questioni bioetiche, aborto, fine vita, eccetera. Ricordo, andai a visitare l'Istituto Tecnologico di Genova, allora guidato da il nostro ministro Cingolani, e ricordo vidi alcune strumentazioni sulla medicina incredibili, tanto che decisi immediatamente di coinvolgere alcuni scienziati come membri della Pontificia Accademia per la Vita. Non vi scandalizzate se quando presentai alcuni nomi, Cingolani compreso, ingegnere robotico, e mi dissero alcuni: ma che c'entra la robotica con la vita? Io risposi: aspettate 2 mesi e poi ve ne rendete conto. Però per dire come la presenza dell'intelligenza artificiale anche nella dimensione sanitaria è enorme. I dati che possiamo avere sono incredibilmente più preziosi. Ecco perché, per quel che riguarda la legge sull'assistenza agli anziani, noi prevediamo un uso massiccio della telemedicina, proprio per far arrivare l'aiuto nelle case, perché l'impianto di questa legge è: noi vorremmo abolire, ci sono proprietari di RS anche, non lo so, diciamolo in positivo, io voglio che noi vecchi restiamo a casa, che veniamo curati a casa, nel nostro luogo dove abbiamo vissuto, magari favorendo il co-housing, creando centro diurni, come no. Però noi non possiamo permettere che una società civile metta i suoi anziani nello scarto. Ricordo quando ne parlavamo con alcuni, nelle cosiddette case di riposo, un sindacalista disse: eterno! Aveva ragione.
è una lotta di civiltà che mi auguro possa essere iniziata a essere vinta. Ci sono alcuni amici qui con i quali lottiamo insieme e io mi auguro che anche incontri come questi ci aiutino a far comprendere quanto l'intelligenza artificiale possa essere utile se noi siamo sapienti nella svilupparla e nella dirigerla verso quel nuovo umanesimo planetario che a mio avviso è l'unico orizzonte possibile, a meno che non vogliamo distruggerci. Buon lavoro e buona giornata. Grazie.